I mercati internazionali sono ripartiti e con la ripresa del commercio estero torna a crescere anche la voglia di Made in Italy nel mondo, come dimostrano i dati delle esportazioni italiane dei primi 5 mesi del 2021, lo ha spiegato ad Sky News il presidente dell'ICE Carlo Ferro. I dati dei primi 5 mesi dell'export italiano indicano, non vi dico una crescita del 24% sul 2020 perché era una base purtroppo non significativa, ma una crescita del 3% rispetto ai primi 5 mesi del 2019. Questo significa che l'export italiano è già sui livelli pre-Covid. Da allora abbiamo un ulteriore dato che proprio l'altro ieri l'Istat ha fornito, che riguarda l'export per i paesi fuori dall'Unione Europea nei primi 6 mesi dell'anno, e anche questo indica sul 2019 un dato di crescita che è di 2 punti percentuali. Dati che confermano una crisi dell'export del 2020 indotta dal calo della domanda del commercio mondiale legato alla pandemia, un impatto che è stato assorbito dalle aziende italiane nonostante un effetto diverso settore per settore. Le imprese italiane hanno mantenuto nel corso dell'anno la loro quota di mercato, il 2,9%, complessivamente in alcuni settori addirittura l'hanno migliorata, e adesso che i mercati ripartono torna questo desiderio di acquistare il Made in Italy, direi in tutti i settori. E ci sono ambiti più o meno premiati dalla ripartenza, spiega ancora Ferro parlando della moda che ancora rincorre i livelli pre-Covid, al contrario di mezzi di trasporto, metalli e macchinari che hanno avuto una forte crescita. Abbiamo settori come l'agroalimentare, il farmaceutico e la chimica che addirittura erano in segno positivo o con un impatto molto limitato nel 2020, e quindi queste ripartono in continuità e segnano una crescita importante, una crescita a due cifre rispetto ai livelli del 2019.